Eccellenze casalasche in cucina e del resto l'influenza della scuola di cucina Alma, che ha la propria sede a Colorno, a pochi passi dal territorio casalasco appena al di là dal Po, evidentemente si fa sentire. Si è conclusa nelle scorse ore la 26esima edizione del corso superiore di pasticceria, promosso proprio da Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, che a Colorno richiama ogni anno all'incirca 500 studenti da tutto il mondo. Il corso di pasticceria si articola in un percorso formativo della durata di 7 mesi, con 40 candidati, 28 ragazze e 12 ragazzi, pronti ad affrontare al termine di stage e insegnamenti il giudizio della commissione d'esame per conquistare il titolo di professionista di pasticceria italiana. A valutare i candidati sono stati maestri come Eginio Massari, la cui pasticceria Veneto a Brescia si conferma da anni la migliore in assoluto in Italia, secondo gli esperti della guida Pasticceri e Pasticcerie del Gambero Rosso, e Gino Fabri della pasticceria La Caramella di Bologna. Accanto a loro e allo staff dei docenti Alma, coordinato dal direttore didattico Matteo Berti, da segnalare la presenza dello chef Paolo Sacchetti, pasticceria Nuovo Mondo, di Luca Cantarin, pasticceria Marisa, medaglia di bronzo alla Coupe du Monde della Pâtisserie 2013, e di Luca Sacchi, sous chef del ristorante Cracco. Insomma, il meglio a livello italiano se si tratta di portare in tavola dolci prelibatezze. Come detto, il voto più alto è andato a un casalasco, Luca Federici di Gussola, 26 anni, qui vediamo alcune delle sue creazioni per il corso, oltre che tra le donne alla molisana Roberta Vizzari. Federici, partendo dal corso tecniche di pasticceria e dal corso superiore di pasticceria, è riuscito a lavorare con un vero maestro del settore, riuscendo infatti a ritagliarsi uno stage proprio presso la rinomata pasticceria Veneto del maestro Eginio Massari. Tra i 40 diplomati del corso superiore di pasticceria figura anche un'altra ragazza della nostra provincia, Lara Gaboardi, di soli 20 anni, residente a Sesto e Uniti. Da ricordare che il maestro Gualtiero Marchesi, fondatore di Alma, il 1 ottobre sarà a Cremona, al Museo del Violino, alle ore 11, in un connubio tra alta cucina e grande musica, inserito nel calendario dello Stradivari Festival, in partenza il 23 settembre.